Primo punto, come si toglie la sabbia dalle vongole? Io personalmente, e lo so che sbaglio, le metto a mollo con l'acqua e il sale, ma... Tu personalmente sbagli come purtroppo fa tanta gente. Lo sapevo. Perché metterla nell'acqua salata intanto non crei il composto chimico che è disciolto nell'acqua di mare, e poi non fa altro che la vongola, succhiando e nutrendosi di quell'acqua lì, muore. E quindi si apre e butta fuori quello che è la cosa più importante della vongola, il suo contenuto idrico, okay, che è quello che dà sapore alla pasta, quello che poi ci aiuterà più avanti a creare quella crema fondamentale che, risottando insieme all'acqua di cottura e all'acqua delle vongole, è esattamente lo spaghetto come deve uscire. Quindi questo è il passaggio fondamentale. Proprio, cioè, chi sbaglia questo ha sbagliato il piatto, basta. Ok, andiamo. Allora, non si mette nel sale, non si mette nell'acqua. Per conservarle, se uno non volesse utilizzarle immediatamente dopo averle comprate, si prende o la loro retina e si stringe fortissimo in maniera da tenere chiuse la conchiglia e non far perdere quell'acqua, o se no si utilizza immediatamente. Non esiste nient'altro, acqua dolce, acqua calda, altro, niente, non va niente. Niente. Vanno battute, dopodiché sciacquate, perché battendole potrebbero perdere qualche parte della conchiglia. Ok. Finito così. Dopodiché si aprono insieme alla pasta. Quello lo vedremo dopo. Va bene, allora. Le battiamo. Allora, queste. Eccole qua, sono vongole normalissime. Vai. Allora, che succede battendole? Battendole, logicamente, la vongola che contiene sabbia e non c'ha il frutto all'interno è morta, esplode. Esplode facendo sì che fuoriesce il contenuto di sabbia, non creando la bastardata nel momento in cui salti di continuare ad aprirsi all'interno della... Ok, vabbè, quindi spieghiamo la forza che noi dobbiamo usare per battere le vongole è quella che sarebbe necessaria per rompere il guscio delle vongole. Se non fosse piena, viva. Se non fosse okay. Viva una. Ok. Quindi insomma, ci vuole un po' di forza. No, basta lasciarla cadere sul lavandino, in altezza di 70 cm, 40 cm, okay. Non c'è problema. Okay. Senza lanciarla con violenza, perché sennò la rompi a prescindere. Ok. E adesso noi siamo fortunati che ancora non abbiamo presa una. Va bene. Però se dovesse esserci la vongola con la sabbia. Una a una. Via così, una a una. Adesso ci accingiamo a preparare il culì d'aglio. Ah, il culì era d'aglio. Cosa fondamentale è quella di togliere l'anima del culì. No, l'anima del culì non si dice, non si può dire pure. No, questo. Però poi queste poi dopo fuori Roma non la capiscono bene. Allora, l'anima dell'aglio. Ok. L'anima dell'aglio. Sua. Quindi con questo toglie l'anima. Facci vedere. Sì, poi c'è... Qualche spicchio che ce n'ha di più, qualche altro spicchio ce n'ha di meno. Non tutti hanno la stessa anima. No, vabbè, ma qua per esempio vuoto questo. Poca anima. Quindi voglio dire, si sa, ma perché si toglie l'anima? Poca. Perché si toglie l'anima? Perché adesso la spiegazione. No, la cosa importante è che questo è un passaggio fondamentale. Che succede? Noi andremo a bollire per 3 volte nel latte intero quest'aglio, in maniera tale da togliere tutto quanto quello che sono i sapori troppo forti, gli spunti troppo forti, e far sì che, pur mantenendo la sua fragranza, il suo aroma, il suo sapore, non rimane, non si rinfaccia, e quindi sparisce immediatamente dopo che hai finito di mangiare la pasta. Okay. Adesso ho tolto l'anima. Questi senza anima, belli senza anima. Belli ma senza anima. Belli senza anima vanno nel latte intero. Ok. Quindi saranno latte intero senza anima con aglio e andiamo a bollire per 3 volte. Per 3 volte. Toglieremo il latte della prima bollitura, ne aggiungeremo di nuovo. Toglieremo il latte della seconda bollitura e aggiungeremo di nuovo. Okay. Alla terza bollitura verrà tutto quanto frullato insieme al latte freddo intero e un pochino d'olio. Ok. Perfetto. Vado a bollire io. Andiamo a bollire. Cornetto con l'aglio, viene male. Il cornetto con l'aglio. Questo è il pentolino, prima bollitura aglio senza anima. Ok, vai. Quindi prendo l'aglio, mettiamo qua dentro l'aglio e poi vado.
Eccoci qua, olio. Stai preparando la risottata? La risottata. Peperoncino. La peperoncinata. Adesso questi spaghetti dovrebbero finire lì dentro. Per esigenze televisive e quant'altro li ammorbidiamo un pochino nell'acqua nel bollitore, dopodiché okay, faremo il passaggio e tutto il procedimento. Ok. Se no state lì tre quarti d'ora, non si può fare. Va bene. Ecco qua. Come fosse un ottimo risotto mantecato. Stiamo mantecando tutto nell'acqua di cottura e già tira fuori la tradizionale granina che tante situazioni viene fatta, in tante situazioni viene creata con l'aggiunta di farina, di pecore, di maizene varie, di stupidaggini. Invece no, l'acqua di cottura, acqua di cottura e olio, non pensiamo che le stupidaggini. Ok, colleghiamo un battito di quando la pasta è quasi cotta, quando la pasta è quasi del tutto cotta, in maniera che l'acqua delle vongole, quella contenuta all'interno della conchiglia, venga a cuocere l'ultima parte della pasta che è rimasta cotta. Ok. Ecco che si comincia ad aprire. Ecco. Quindi aprono e tirano fuori l'acqua loro. E lo spaghetto se la prende tutta. Certo. Perfetto, queste le mangiamo a sotè, queste le facciamo a sotè e io penso a te, ci vediamo alla prossima. Va bene, ciao Luca!